la malattia che affligge Giulia De Lellis. Prima di continuare, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per restare aggiornato. Una patologia diffusamente trattata da Giulia De Lellis è il neuroma di Morton, una condizione che colpisce principalmente le donne. Tuttavia, non è solo l'influencer a farne esperienza, ma anche la regina Letizia di Spagna. Questo neuroma ha origine da microtraumi cronici che infiammano i nervi digitali, in particolare il terzo nervo, responsabile dell'innervazione del terzo e quarto dito del piede. Questo avviene perché, anatomicamente, lo spazio tra il terzo e il quarto metatarso è più limitato. Tuttavia, non è solo l'influencer a farne esperienza, ma anche la regina Letizia di Spagna. Questo neuroma ha origine da microtraumi cronici che infiammano i nervi digitali, in particolare il terzo nervo, responsabile dell'innervazione del terzo e quarto dito del piede. Questo avviene perché, anatomicamente, lo spazio tra il terzo e il quarto metatarso è più limitato. Nel corso del tempo, i microtraumi provocano l'ispessimento del nervo, portandolo ad aumentare di dimensioni. Questo ispessimento, quando viene compresso, genera dolore e al tatto appare simile a una piccola pallina. Il neuroma di Morton si sviluppa quindi come una patologia degenerativa dei nervi plantari. Tra i sintomi principali vi è un intenso dolore alle dita più esterne del piede, simile a una scossa elettrica. Questa sensazione può manifestarsi sia durante il carico del piede che durante il riposo. Altri sintomi includono formicolio e perdita di sensibilità. I microtraumi alla base del neuroma sono spesso correlati alla conformazione del piede, ad esempio, al lucevalgo, piede piatto o cavo, che influisce sull'appoggio corretto. Le scarpe con i tacchi, nonostante non siano unanimemente considerate causa del neuroma, possono comunque peggiorare la situazione poiché spostano il peso sull'avampiede. Lo stesso vale per le calzature strette nella zona delle dita. Anche l'attività di corsa, che sottopone i piedi a continui microtraumi, può favorire lo sviluppo della patologia. Tra le soluzioni immediate, vi è la scelta di calzature adeguate. Un primo intervento potrebbe prevedere infiltrazioni di cortisone, insieme a plantari per migliorare il supporto del piede e ridurre la compressione del nervo. Tuttavia, le infiltrazioni non sempre rappresentano la soluzione definitiva, poiché il dolore potrebbe ritornare una volta che l'effetto del cortisone svanisce. Altre opzioni includono la fisioterapia e la laserterapia. Se le dimensioni del neuroma superano i 4-5 mm, potrebbe essere consigliato un trattamento chirurgico per la sua rimozione. Dopo l'intervento, il paziente può tornare a camminare senza bisogno di stampelle o fisioterapia. Auguriamo a Giulia una pronta guarigione e un in bocca al lupo per tutto. Arrivederci al prossimo video.